Ce posso credere, era ora. Cioè, la notizia che tutti stavano aspettando, io sinceramente non ci credevo che l'avrebbe fatto, ma a quanto pare, ragazzi, Tavecchio si è dimesso. Io sono più contento per le dimissioni di Tavecchio piuttosto che per l'esonero di Giampiero Ventura, perché Ventura è un allenatore, ha sbagliato sicuramente, perché a livello di atteggiamenti in campo, ragazzi, lo abbiamo visto tutti, non era un allenatore all'altezza dell'Italia. Ma deve pagare anche colui che lo ha scelto e di conseguenza Tavecchio stesso, che evidentemente pressato, forse per una mancanza di fiducia da parte degli organi competenti, ha deciso di fare un passo avanti, di buttare sasso e di non nascondere la mano, ragazzi, e quindi di dimettersi. Sono veramente molto contento. Come successori si parla di Sibilia, io sinceramente non lo conosco come persona, ma sicuramente fa peggio di Tavecchio, è veramente molto difficile. In questo momento vedo microfoni, gente, vediamo che sta succede, alzo in diretta. Sul collegamento, Ecco, te pareva, c'è il problema sul collegamento e va bene così, forse parlerà Tavecchio, ma tanto a me non mi interessa il motivo per cui si è dimesso, scusate, quanto il fatto che non ci sta più. La nazionale riparte finalmente da zero, le teste che dovevano saltare sono saltate, Ventura non ha fatto semplicemente da capro espiatorio, si può ripartire con un nuovo ciclo. Abbiamo bisogno di persone competenti che riportino la nazionale italiana ad essere quella del 2006, una nazionale che ha 4 titoli mondiali. Non è che non abbiamo mai vinto niente, ci abbiamo bisogno di gente competente. Confido affinché tutto questo avvenga. Per il momento è tutto, ragazzi miei. Se ci dovessero essere aggiornamenti, vi terrò informati. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, ma io penso che in tanti stavano aspettando queste dichiarazioni perché sono veramente clamorose. Io pensavo che si sarebbe inchiodato a quella cavolo di poltrona e non avrebbe più alzato le chiappe. Sono felicissimo, stanno inquadrando in questo momento Damiano Tommasi, che è stato il primo a dire: le panchine saltano facilmente, sulle poltrone nessuno scese e alza. Era un modo appunto per dire che a pagare sono sempre gli allenatori. È giusto quello che è accaduto. Sono troppo contento, ragazzi miei. Ripartiamo sti cavoli che non stiamo ai mondiali, ma magari ci servirà da lezione. Vinceremo nel 2022. Alla prossima!